Grazie, buonasera. Sarò brevissimo perché gli argomenti che sono stati portati in campo sono tantissimi, anche molto cospicui, insomma. Non nascondo di essere particolarmente affranto rispetto a tutte le situazioni che sono state trattate, cioè non c'è un'aria bellissima in questo comune. Però ecco, parlo di politiche giovanili, ho accettato l'invito perché è stato molto bello secondo me il modo in cui si sono proposti Mauro, Sandro e gli altri. Che mi hanno chiesto appunto di venire a spiegare che cosa sono le politiche giovanili. Ecco, io credo che questo sia un passaggio molto importante, cioè se si parla di politiche giovanili, avere l'umiltà di prendere coscienza del fatto che si sta parlando di qualcosa di estremamente serio, come tutti gli altri settori, cioè se il sociale o le politiche ambientali sono avvertite come di qualcosa di serio, di molto importante, immaginiamoci quanto sia importante comunque investire. Trattare le politiche giovanili in maniera cosciente, in maniera appunto seria. Poi questo discorso della serietà lo riprenderò un attimo alla fine. Vi do una definizione brevissima che è stata data dal Consiglio d'Europa di che cosa sono le politiche giovanili. Dicono l'obiettivo delle politiche giovanili è quello di creare condizioni, opportunità ed esperienze a favore dei giovani, che consentono a questi di maturare conoscenze e capacità necessarie per recitare un ruolo attivo sia nella società civile che nel mercato del lavoro. Ora io, voi sapete tutti quanti qual è la situazione dei giovani in Italia, ma di tutti quanti, non solo dei giovani. E quindi un comune, credo, in questa congiuntura debba porre particolare attenzione alle politiche giovanili. Dicevo prima che c'è bisogno di serietà perché se un candidato ad avere un ruolo nell'assessorato delle politiche giovanili in campagna elettorale fa un discorso rivolto ai giovani e promette che qualora venisse eletto farebbe una serie di iniziative a loro favore e fa anche delle proposte, centro giovanile, informa giovani, eccetera. Dopodiché, una volta eletto, non garantisce una continuità rispetto a queste promesse che sono state fatte. Non solo fa zero, ma porta un risultato negativo alla collettività, perché il ragazzo che ha voluto credere a quella persona, evidentemente, voglio dire, nel momento in cui si troverà di fronte un'altra persona che manifesta il proprio interesse nei confronti dei giovani, ci crederà di meno. E quindi ha portato un ruolo negativo, quindi assolutamente mi rivolgo a tutti quelli che si stanno anche avvicinando adesso alla politica e soprattutto ai giovani, di prendere seriamente in considerazione il ruolo che stanno rivestendo. Questo per quanto riguarda politiche giovanili in generale, cosa si può fare a Tortoreto? Le proposte che faceva Sandro sono valide, assolutamente. Tortoreto c'è un problema grandissimo di aggregazione, non solo giovanile tra l'altro, non solo giovanile. Penso che anche i quarantenni, io insomma sono 30, più di 30 anni, anche quarantenni, cinquantenni credo che abbiano bisogno di aggregazione grande, però soprattutto per i giovani. Quindi sicuramente partirei dall'individuare questo famoso centro giovanile di cui si parla da decenni ormai, però siamo sempre lì, voglio dire, il problema è questo, che sono 15 anni che parliamo sempre di centro giovanile in forma giovani. È chiaro che i ragazzi non vengono quando si fanno dei convegni di politica o quando si parla di politiche giovanili, perché non ci si crede più, chiaramente. Quindi ecco, questo è il primo suggerimento che do. Il secondo, ci sono molte difficoltà nel trovare fondi se si vuole fare iniziative a livello di politiche giovanili, quindi evidentemente anche in questo senso c'è bisogno che ci si lavori seriamente, quindi si studi anche quali sono le opportunità di finanziamento che vengono dall'Unione Europea, in primis ce ne sono diverse. Programmi strutturali, cioè loro pianificano dei programmi di politiche giovanili dal 2006 al 2013 e la prossima pianificazione sarà dal 2013-2020. Quindi voglio dire, loro le regole di funzionamento nelle politiche giovanili sono costanti nel tempo. Quindi se, come consigliava prima Mauro, c'è una programmazione anche in questo ambito, ora magari non si porteranno milioni di euro sul territorio di Tortorello, almeno qualche piccola iniziativa si può fare. Altro piccolo esempio, anche a livello nazionale, politiche giovanili non è che ci sono fondi da farci chissà che, però c'è per esempio il Servizio Civile Nazionale che è stato un'esperienza fiore all'occhiello in Europa, l'abbiamo in Italia, ebbene nel territorio della Val di Prata io ho lavorato nel Servizio Civile, l'unico comune in cui non siamo riusciti a lavorare purtroppo è Tortorello. L'unico, veramente, tutta la Val di Prata.
Quindi insomma questo mi fa pensare un po', il tutto per dire che appunto qualche possibilità c'è, magari non si potrà fare la rivoluzione, però secondo me se ci si mette seriamente si può riuscire a fare qualche piccolo passettino e magari convincere anche qualche ragazzo a contribuire con il lavoro di un partito politico che si propone come al servizio della collettività. Spesso non sfruttiamo nemmeno ciò che abbiamo, sia a livello umano che a livello materiale e territoriale. Quindi ho appunto interpellato e ho chiesto la tua partecipazione perché volevo far capire che se si vuole fare si può fare. Se si vuole fare si può fare. Non bisogna nascondersi dietro un dito, questo è poco ma sicuro, perché siamo sicuri che se vogliamo veramente fare qualcosa per il nostro comune in tutti i suoi, in tutto ciò che ci interessa, io penso che possiamo farcela pensando solamente al bene comune e al bene collettivo. Dobbiamo uscire un attimo fuori da questo principio del bene privato. Dobbiamo un attimo fermarci e dire è ora di ricominciare a pensare al nostro territorio. Grazie a voi, do la parola al nostro vice segretario Vincenzo. Grazie Sandro, grazie anche ad Alessio Lupi per il suo intervento che è stato veramente molto illuminante e gradito, che insomma penso che poi alla fine capire come si possono fare le cose ed avere un punto di vista anche esterno a quello che è la nostra realtà, da chi ci lavora, insomma può essere utile per tutti. Passo la parola al segretario Mauro Di Buonaventura.